Allora, cari amici, le cose da dire sono talmente tante perché i fatti si accavallano e noi diciamo subito che questi nostri video sono intercalati con quello che scriviamo sia su Alba Mediterranea che su Accademia della Libertà. Quindi chi vuole avere un'informazione ancora più dettagliata può raggiungerci anche su quei siti. Ora, quello che a me interessa in questo momento è fare una sequenza di considerazioni che provengono dalla lettura di alcuni capitoli, di alcune frasi, di alcuni libri, per far vedere quanto non siano tutti questi libri codificanti una realtà che oggi noi vediamo e che persone superficiali non riescono a capire nella loro sostanza. Allora, la prima cosa che io voglio far vedere per far capire come è possibile attraverso la cultura decifrare tutto quello che avviene, e partiamo da un testo fondamentale che è L'arte della guerra di Sun Tzu. Se vogliamo capire cosa sta accadendo oggi nel mondo, soprattutto l'attacco concentrico che gli occidentalisti stanno facendo nei confronti della Russia di Putin e del rinascente nazionalismo russo, bisogna capire alcuni concetti che sono inerenti alla tradizione bellica, la più alta ed elevata tradizione bellica. Io consiglio ai nostri amici di leggersi il trattato di Sun Tzu, che è un trattato che risale a 2000 anni avanti Cristo, e tanto a significare quanto i cinesi tutto siano che dei barbari. Assolutamente, la civiltà nasce in Oriente, non ce lo scordiamo mai. Solo gli inglesi possono pensare certe cose, gli inglesi, gli americani, cioè gli anglosassoni, nella loro protervia, nella loro presunzione. E consiglio anche la lettura, si trova in italiano, la traduzione dei 47 stratagemmi. Ci sono tre libri editi da tre editori diversi, con tre commenti diversi dei famosi 47 stratagemmi. Anche quella è un'opera fondamentale della cultura bellica, cioè dello scontro umano e come deve essere portato questo scontro. Si tratta ovviamente di psicologia finissima, e che però ai nostri amici potrebbe essere utile. Comunque, per riuscire a far capire qual è la dimensione nella quale si muovono gli occidentalisti nel mondo, leggiamo un piccolo commento a questa opera, L'arte della guerra di Sun Tzu. Gli esiti disastrosi della guerra di trincea, ci riferiamo alla prima guerra mondiale e all'imbecillità degli strateghi dell'epoca che si ostinavano a mandare a farsi ammazzare all'assalto dei poveracci, centinaia di migliaia di uomini, dei poveracci che non potevano ribellarsi, che sennò li fucilavano, e senza nessuna considerazione, senza nessuna intelligenza, senza la capacità di capire che in un momento in cui erano state inventate, non dico i cannoni, ma le mitragliatrici, non puoi mandare all'assalto delle persone che vengono falciate dalle mitragliatrici stesse. Quindi praticamente l'idiozia, l'imbecillità, la criminalità, il sadismo di questi generali. Ma questo dà lo spunto per ricordare che addirittura molti mitraglieri addetti alle mitragliatrici si rifiutavano ad un certo punto e davano in follia perché vedevano centinaia e migliaia di persone ammazzavano in un attimo, in 10 minuti, in mezz'ora di attacco, e erano talmente devastati da una, diciamo, da una follia del genere che diventavano matti. Una macelleria, certo, tant'è vero che tutte queste cose sono state ampiamente descritte nel libro di Lussu, Un anno sull'altipiano, e poi diventato film
con un'ottima interpretazione di Gianmaria Volonté, bellissimo, intitolato Uomini contro. Io l'ho visto anche ultimamente in televisione, è sempre bello. Uomini contro, che finisce poi con la fucilazione di un ufficiale il quale si rifiuta di far decimare i suoi uomini. Allora, andiamo avanti. Gli esiti disastrosi della guerra di trincea incrinarono la fiducia nella pratica consolidata dell'attacco frontale di massa verso il centro di gravità nemico. Oh, ricordiamoci che questi attacchi frontali erano stati anche la causa fondamentale della sconfitta dei francesi nella battaglia di Sedan nel 1860. Quindi quando noi ci siamo ritrovati nel 14-15 a dover affrontare le stesse cose, la dimostrazione dell'imbecillità degli stati maggiori è data proprio da questo. E reiterata poi con la linea Maginot. È data là, sì, che i tedeschi hanno aggirato il giro di mezzo mese, capito? Allucinante, i francesi proprio come strateghi non valgono un cazzo. Una cosa incredibile. La ferita. Basta ricordare anche Dien Bien Phu. Ci fu anche il tradimento degli americani, non volevano prendere il posto dei francesi. E come hanno poi cercato di fare? Sì, tanto vero, hanno beccato tante legnate che è entrato veramente in crisi tutto il sistema civile americano con le botte che hanno preso in Vietnam. E adesso noi ci auguriamo che tutte le botte che questi continuano a prendere in Afghanistan, perché gli afghani... Ah no, aspetta, va detto una cosa, ti interrompo 10 secondi per dire che i media... In questi ultimi giorni non stanno dando l'informazione che c'è una controoffensiva in atto dai oddio, noi Mujahideen, come diavolo si chiamano? Dagli afghani. Dai talebani. Dai talebani, esatto. E questi non scherzo. Allora, hanno attaccato l'aeroporto, hanno attaccato vari distaccamenti. Gli afghani sono autentici ariani. Sono la vera razza ariana. La razza ariana non molla, non quelli che si autodefiniscono ariani corrotti europei del cazzo. Gli veri ariani sono questi che non hanno mai subito sconfitta. E ricordiamoci che in Afghanistan era arrivato perfino il grande Alessandro. Ecco. Oh, la ferita fu profonda e rimase aperta a lungo finché B.H. Liddell'Hart, amico di Lawrence, Liddell'Hart è stato uno stratega dell'esercito inglese. È stato anche un falsario, il quale ha scritto una storia del secondo conflitto mondiale accusando i tedeschi di una porcata assoluta che non potevano fare, al che fu pesantemente offeso nell'ambito della NATO da un generale tedesco che gli disse sei un cialtrone. Però da questo punto di vista Liddell'Hart l'ha azzeccata e adesso spiego perché. Il fatto che ad esempio Liddell'Hart fosse amico di Lorenz è importante perché sicuramente Lorenz, che è stato un vero guerrigliero, no? è ucciso ovviamente in uno strano incidente perché non voleva la guerra contro la Germania. In moto. Ricordiamocelo. Incidente motociclistico. Tant'è vero che il film dedicato a Lorenz si vede che lui sale su una macchina, un'automobile... Inizia così, ha un incidente stradale e muore. Stranamente. Su una moto? Con la moto? Sì. Con la moto. Si vede che sale sulla moto, non so se te lo ricordi. Come no? Perfetto. E inizia così quel bellissimo film. Su una matchless. Allora, ad esempio, è morto come è morto Georg. Orwell? No. Come è morto Georg. L'austriaco. Ah sì, con il SUV, Eder, no Eder, oh porca miseria. Era uno che dava fastidio, molto fastidio al signore. Era arrivato al nucleo, voleva mettere una moneta regionale, in Carinzia, voleva mettere Eider. Ecco, Eider, va bene, proseguiamo, queste sono cose che noi dobbiamo dire perché le sappiamo e le ripeteremo a Iosa. L'amico di Lorenz non sviluppò la teoria che egli avrebbe definito dell'approccio indiretto, un assalto lungo la linea di minor resistenza laddove il nemico non si attende un attacco. Ed è qui che entra in gioco la sincronicità, attenzione, la sincronicità. Nel 1927 Liddell'Hart
ricevette una lettera da un ufficiale inglese in servizio in Cina che gli descriveva il libro di Sun Tzu. La lettera insisteva in particolare sull'immagine dell'acqua priva di resistenza ma in grado di spazzare via le rocce. Ricordiamoceli, cari amici, perché Sun Tzu è qualcosa di massimamente intelligente. Questa immagine assomigliava moltissimo alla teoria del torrente in espansione di Lidlart, secondo la quale tante piccole brecce fatte nelle difese nemiche avrebbero aperto la strada ad un attacco massiccio che si espande come un torrente alle spalle del fronte nemico. Ma è stata la tattica adottata da Tito. Tito ha fatto così. Esattamente. La lotta partigiana sulle montagne in gruppuscoli di guerriglieri. Esattamente. Quello che ha fatto anche in minima parte Che Guevara. Certamente. Solo che Che Guevara non aveva l'appoggio che avrebbe potuto avere dai coglioni che non avevano capito chi era e chi fosse, ma lasciamo andare questa cosa, mentre dobbiamo dire che questo attacco corrisponde esattamente a quanto stanno facendo gli occidentalisti. Hanno attaccato la Libia, poi hanno attaccato la Siria, poi hanno attaccato l'Ucraina e adesso stanno attaccando la Palestina. Ecco qui questo attacco secondo lo stile di Lidlart, laddove il nemico, che in questo caso è l'asse russo-cinese, dovrebbe essere maggiormente attrezzato per affrontare questo problema, perché l'attacco frontale ancora non si è verificato. Ma non si verificherà mai, perché ma lo credo. Sanno benissimo che possono rischiare grosso. Lo credo. Quindi quando pubblicò The British Way in Warfare, 5 anni dopo, Lidlart non fuse semplicemente Oriente e Occidente, usò il Sun Tzu come base per rivoluzionare il pensiero militare europeo. Il fine della guerra, scrisse, è sconfiggere il nemico, non combattere, che è soltanto un mezzo per raggiungere lo scopo. Il successo va cercato attraverso l'inganno e altri metodi che pongano il nemico davanti a un dilemma. La vittoria si ottiene non con la distruzione fisica del nemico, attenzione, bensì minandone la fiducia attraverso stratagemmi di vario tipo. Egli scrisse inoltre... Come il volo di D'Annunzio su Vienna. Esattamente. Egli scrisse inoltre che i 13 capitoli del Sun Tzu sono insuperati in quanto ad acume e profondità di giudizio potrebbero essere definiti la quintessenza della saggezza nel campo della strategia bellica. Di fatto, il termine indiretto è la traduzione del cinese straordinario. Nel ricordare che su questa linea c'è anche il pensiero di Machiavelli, perché è inutile che lo ignoriamo. Machiavelli è stato uno dei massimi teorici, se non il massimo. Esattamente. Non dimentichiamo della strategia politica anche militare, ovviamente. Non mancherà mai. Ma no, sono gli studi di Machiavelli sui Romani e quindi sulla prima decada di Tito Livio, che dimostrano esattamente che cosa, come facevano i Romani per vincere. Perché il dettaglio che ha sempre interessato tutti e soprattutto gli storici, ne parleremo eventualmente qualche altra volta, soprattutto anche Polibio, è riuscire a capire perché i Romani vincessero sempre. E si vince in tante maniere, però prima di tutto si vince non perdendo di vista qual è il problema, che è il problema più importante. Ad esempio, noi oggi siamo invasi dalla finanza internazionale. Se togliessimo il potere alla finanza internazionale, basta emettere una moneta del popolo. Esattamente. Noi avremmo già il 70% di una vittoria anche bellica nei confronti di loro signori. Di ogni genere. Questo lo facciamo sapere perché ai nostri amici è bene che si dicano queste cose. Passiamo ad un secondo libro. Questo è un libro importantissimo che ci fa vedere come i diritti non sono un'invenzione di 10 anni fa o 100 anni fa, sono un'elaborazione culturale che è nata moltissimo tempo fa. I diritti nascono con il clan, prima delle istituzioni dei villaggi. Nel momento in cui due individui non aventi rapporti familiari fra di loro entrano in contatto diretto e vivono a contatto diretto. Esattamente.
E non solo, il diritto è anche qualcosa che riguarda la nascita stessa della società, perché nel momento in cui la società, qualsiasi società, ampia o stretta che sia, stabilisce degli elementi di convivenza e questi elementi o sono interiorizzati o sono anche scritti, è il momento in cui il rapporto si consolida, il rapporto tra uomo e uomo. È ovvio che se il diritto contiene anche elementi di carattere psicologico e morale, questa è il massima, è la massima espressione del diritto stesso. E quindi è la massima civiltà, espressione, diciamo, societaria. Non esiste, non può esistere società laddove non esiste applicazione di un diritto. E civiltà, ovviamente. Esattamente. E questa civiltà oggi manca, perché nel momento in cui vengono stravolti, come abbiamo fatto vedere con la nostra ultima denuncia, i principi fondamentali che sorreggono i rapporti reciproci, come è avvenuto con la firma segreta da parte di questo infame governo di gigolò e di puttane delle imposizioni della finanza internazionale ebraica, in questo momento il diritto scompare e è scompaginato completamente la società italiana. No, ma nel caso specifico dell'Italia, a seguito delle due sentenze della Corte Costituzionale, tutto quello che è stato normato ed approvato a partire dal 1 gennaio del 2006 è tutto nullo. È assolutamente nullo. Allora leggiamo una frase qui di un certo Estreicher. Il diritto è prodotto da un gruppo di potere, per cui il diritto non dipende dalla verità, ma da un atto di volontà normativa di chi governa. E qui siamo perfettamente d'accordo. Se non ci fosse chi governa, e qui ricordiamo sempre il signore delle mosche, al quale rinviamo sempre sistematicamente il saluto. Amici. Pertanto il diritto si svuota di contenuti etici e, anziché guidare alla ricerca della verità per realizzare il common law, si riduce a mero meccanismo di consenso. La legge deve riconoscere le istanze che provengono dalla morale. O c'è o non c'è, e quindi c'è la giungla e io nella giungla mi comporto come ritengo di dovermi comportare, soprattutto contro le iene e gli sciacalli. Età greco-romana, pensa cosa scriveva Epiteto, e c'è della gente che mi va a dire che il cristianesimo nasce spontaneamente. Ma beato te! Spontaneamente, è una cosa. Ma nasce su un humus già fertile, già pronto, addirittura già schematizzato. Di migliaia di anni elaborato. Allora, dice Epiteto, tutti gli uomini sono fratelli poiché tutti hanno in Dio il loro padre. Epiteto, quale Cristo? Cristo nel momento in cui Epiteto lo dice, in che anno? E mi faccio tanto di cappello. In che anno? Adesso al momento non me lo ricordo. Vabbè, primo secolo dopo Cristo mi pare. Ma più o meno deve coincidere, e siamo alla massima espressione della sintesi tra stoicismo e epicureismo qui, da questo punto di vista. Tutti gli uomini sono fratelli poiché tutti hanno in Dio il loro padre. L'ha detto Epiteto, indipendentemente. E parlava di un Dio che non era e che Geova. Non era sicuramente Giove. Allora, qui l'amico che mi ha regalato questa sua opera fondamentale, che si chiama Professor Carmelo Palmisano, elenca alcuni elementi che io vorrei appunto sottolineare. Ma Palmisano è il procuratore Palmisano, allora? No, è un Palmisano, non è questo è un professore di, è un medico, ah, okay. Professore di medicina, che nella sua ricerca di carattere storico medico è andato all'origine. La medicina che cos'è? È un afflato di un uomo, di uno che si dedica a curare gli altri. Ma da dove viene? Cioè, un conto che un familiare cura il familiare, la figlia eccetera, ma il medico che persona è? Che cos'è che muove il medico in senso laico a curare un'altra persona? Scusa. Una struttura sociale. Una struttura sociale. Allora, Platone, come Socrate, suo maestro, riteneva che l'uomo non dovesse vivere entro un ordinamento politico che lo umiliasse moralmente. Egli considerava vincolanti solo le leggi dimostrate come emanazione della ragione umana. E siamo a Platone. Vedete, quando io dico 350 che, avanti Cristo. Io dico che il cristianesimo è neoplatonismo. Eccolo qua, è qui, Aristotele. Considerò il diritto conforme a natura
essendo dato dagli usi, costumi e dalla consuetudine. Esso sussiste indipendentemente dalle opinioni e decisioni occasionali degli uomini. Aristotele coevo di Platone. Il fine della comunità politica consiste nel tutelare la vita e i beni dei cittadini. Questo è il fine della comunità politica. Nel tutelare la vita e i beni dei cittadini e nel promuoverne lo sviluppo. Gli uomini sono tutti uguali in quanto accomunati dalla stessa finalità etica. Il principio di uguaglianza nasce da profonde radici etiche e nel pensiero stoicista ebbe compimento. E questo lo scrive. La grande corrente filosofica dello stoicismo non ha mai avuto fine. E il cristianesimo nel suo aspetto più pulito è uno stoicismo vero. Ma è attuale. Vero. Soprattutto quello degli anacoreti, degli eremiti, degli abbatini. Il piccolismo ha avuto delle manifestazioni di egoismo edonistico, ma nella realtà l'epicureismo ripete i principi fondamentali dello stoicismo. Basta leggere Seneca e lo sappiamo. Cicerone sostenne che l'uomo per sua natura si trova in un rapporto di uguaglianza con l'intera specie. Cicerone. Noi abbiamo qui gli ambientalisti che ancora si battono per affermare delle cose che sono già state ampiamente trite, ritrite, rilette, scritte infinite volte. Ogni uomo unito agli altri mediante il diritto e deve seguire la propria natura, cioè l'impulso alla conoscenza. Qual è la vera natura dell'uomo? L'impulso alla conoscenza. Non volete truffatori che fate, no? Gli accordi segreti ai danni dei concittadini. Non volete, voi siete contro l'elemento fondamentale. Sono come quei mafiosi che hanno fatto seppellire nel napoletano i rifiuti tossici, sì, che vivendo loro gli stessi. Certamente. C'è una follia assurda, un karakiri logico. Esattamente. Ma com'è possibile una cosa del genere? Un mafioso per natura è idiota. È un idiota. È uno anche che la paga, che è disposto a pagarla. Attento a Cicerone cosa dice? Egli è civitas maxima. Cioè si compone dell'intera umanità dotata di ragione. L'uomo diventa civitas maxima. Ma quale cristianesimo del papato? Ma cosa vai raccontando, Papa? Che vendi... Baciapile, è un baciapile. No, sei campato ricattando la paura degli ignoranti. Che ti fai dare i soldi... Il peccato originale per la miseria. No. Allora... La lex naturae, in quanto vera legge, esiste da sempre. Da prima che sorgesse il diritto scritto e la fondazione dello Stato. Questa legge è divina e vincola uomini e dei. Ratio naturae, quae est lex divina et humana. Ma, ratio naturae. Fai la traduzione. Sì, la ragione intrinseca nella natura è legge divina. Lo dice Cicerone, cioè non un santone, non un ambientalista, della decrescita felice, no? Nessun legislatore può abrogare tali leggi naturali. È propriamente la vera legge, la retta ragione, in armonia con la natura, estesa a tutti, costante e sempiterna, che chiami al dovere col comando, col divieto distolga dalla colpa, che comunque né in vano comanda o vieta i probi, né sui malvagi influisce col comando e col divieto. Questa legge sarebbe empio mutarla con altra, né sarebbe lecito derogarvi in alcuna sua parte, né potrebbe in tutto abrogarsi. Né sarà una legge a Roma, altra ad Atene, una ora, altra in avvenire, ma un'unica legge, sempiterna e immutabile, vincolerà tutte le genti e in ogni tempo. E Dio sarà l'unico maestro, per dir così universale e imperatore di tutti. Lui l'inventore di questa. Questa è il De Repubblica. Cicerone, grazie al suo acume politico e di giurista, tramutò così il diritto di natura da oggetto filosofico in oggetto di riflessione e costruzione giuridica, dicendo che è una legge universale. Tali idee influenzarono il pensiero occidentale ed europeo a distanza di 1500 anni e contribuirono al sorgere delle dottrine giusnaturalistiche dell'età moderna. Quindi
Anche queste idee non sono nuove, derivano sempre dalla grande classicità. Il cristianesimo c'entra solo come momenti intermediari. La triade filosofica, Grecia, Roma e India. Alessandria. Alessandria, India è la stessa cosa. Sì. Seneca nel De Clemenzia si rivolse all'imperatore romano affermando che la grandezza e la vera maestà non risiedono in un uso sfrenato del potere, ma nella cura del bene della comunità. Seneca, che era coevo di quello che hanno detto Cristo, perché è vissuto in quei 30 anni che dicono sia vissuto Cristo. Ecco perché io ho sempre pensato che coloro che hanno pensato, inventato la figura si sono riferiti alla figura di Seneca. Anche al perché Seneca di, al uccide, pensiero di Seneca. Seneca si uccide per non sottostare a un potere ingiusto che era quello di Nerone. Il potere è servizio reso al popolo. L'uomo, in quanto partecipe della ragione cosmico universale, fa sì che a ogni uomo fosse dovuto un rispetto sacro e incondizionato. Homo res sacra hominis. Ma guardate, non l'ha detto il cristianesimo. Io non ho niente contro il cristianesimo, intendiamoci bene. Beh, perché contro il papato, i cristiani, contro questi pretacci, ma non contro i cristiani, perché so perfettamente che il cristianesimo è un'applicazione di tutta questa massa di pensiero, solo che si sono permessi di dire che non è vero, che se la sono inventata per conto loro. Non è vero, lo ripetiamo per l'ennesima volta. Questa frase, homo res sacra hominis, è di Cicerone, che la ricava dal grande pensiero classico. Platone, Socrate, Epitteto, Plotino meno, perché già è una costruzione molto attrefatta, ma gli altri sì, Porfirio sì, il Cristo, Porfirio è stato il Cristo parallelo di questo Cristo che adoravano i cristiani. Epitteto, Origene? Origene? Di Epitteto? Di Porfirio? Porfirio visse a Roma assieme a Plotino, all'epoca in cui i cristiani cominciavano a abitizzare questa figura di Cristo, ed è molto interessante andare a esaminare a queste strane coincidenze e soprattutto a queste... Filone di Alessandria è stato un grande filosofo alessandrino che io dico essere stato l'inventore del cristianesimo. Perché coevo con quell'epoca, quindi è facilissimo immaginare una figura di un personaggio che poi va raggruppando in se stesso, nel suo insegnamento, la sommatoria di tutti questi altri insegnamenti, quindi di una normalità enorme. Il cristianesimo è la sommatoria sincretica di tutto il pensiero classico. Epitteto fondò il suo principio di uguaglianza usando l'argomento della comune filiazione da Dio. Lo stoicismo sarà eretto a religione dagli strati più colti e politicamente influenti della società romana, infatti l'ultimo dei Cesari, Marco Aurelio, adottò queste idee lasciando ampie testimonianze a riguardo. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che lo scontro che c'è stato, ed è stato uno scontro molto forte, e che di cui noi possiamo avere gli echi nelle opere scritte del grande imperatore Giuliano, è stato uno scontro tra gli stoici. Giuliano l'apostata, ricordiamolo sempre. Loro lo chiamano apostata perché è un falso. Ma certo, ma perché confutava la loro originalità. E diceva, no, ma guarda che siamo noi gli originali. Siamo noi, appunto, lo scontro è stato quello, così come per poter giustificare tutta la deviazione, la derivazione che al cristianesimo arriva da Seneca, si sono dovuti inventare un epistolario tra Seneca e San Paolo. Un epistolario, ma chi se ne frega? Seneca andava a perdere del tempo con un epistolario con San Paolo. Un pescivendolo. Siamo seri. Siamo seri. Come diceva Garibaldi quando venne nel 1882-83, l'ultima prima volta di morire, che venne a Roma, prima di morire, no? Che prima non se lo filava nessuno. Ah, quando venne al Senato? Quando venne a Roma, no? E nell'82-83. Sì, 82, sì. Mi pare, sì.
e che i romani, che non se lo filavano perché non se lo sono mai filato niente prima, che non sono, hanno permesso che le truppe papaline uccidessero, massacrassero i garibaldini a Mentana, e non gliene fregava un cazzo, andatevi a vedere i film di Luigi Magni, che sono descrittivi, a un certo punto erano presi da entusiasmo e gli rompevano le scatole in continuazione, e Garibaldi dovette uscire, no, alla finestra, al balcone, disse: romani, siate seri, per dire il cazzo che poteva dire, poveraccio. Giustiniano, con Giustiniano noi abbiamo... Imperatore d'Oriente, diciamolo sempre. Esattamente. Attorno al 500 d.C. Era imperatore d'Oriente, per modo di dire, perché la guerra gotica... Beh, ancora era nato, quindi era anche imperatore d'Italia, certo. Oh, ecco, la guerra gotica... Ufficialmente, dinasticamente... Il dominio da parte dell'impero, comunque di Oriente, anche di buona parte dell'Italia. Sì, certo. Giustiniano, che è stato l'ultimo grande espressione del diritto romano, Giustiniano... E probabilmente anche la più alta, Istituzioniones... Il codice giustiniano è rimasto fino a oggi. Infatti, stavo cercando di dare il termine, ma siccome il codice di Giustiniano prevedeva anche il taglio della mano, noi siamo pronti ad applicarlo. Glielo diciamo ai nostri amici, lo sappiano. Il codice giustinianeo, quello più immediato, altro che giustizia ventennale, in tre minuti fai giustizia. E via, e soprattutto a chi fa i trattati segreti. Istituzionis, il diritto comune si impone come obbligo morale e secondo l'etica jus naturalistica tutti gli uomini nascono liberi e vivono liberamente. Questo è l'insegnamento, il grande insegnamento della romanità, che è rimasto anche nell'impero romano d'Oriente, che come sappiamo è finito ben 1000 anni dopo a Giustiniano. E questa è un'altra lettura che dovevamo fare. Questa, aspetta, è finito 1000 anni dopo? E a causa dei veneziani, oltretutto. non ce lo scordiamo. Sfruttatori, ricattatori, venditori. Chi c'era a capo di Venezia, i cosiddetti dogi? Chi erano i dogi? Finanzieri. Di che razza provenivano? Finanzieri e quant'altro, usurai e spioni. Oh, allora, a conforto di tutta una serie di cose che stiamo dicendo. Un attimo, diciamo i veneziani... di elite, della classe dominante, gli altri sempre persone per bene, non certo il povero Fornareto, il poveraccio, povero Fornarina, ma il povero Fornareto gli ha tagliato la testa perché non ha potuto dimostrare che non è stato lui a uccidere un certo gentiluomo, chissà chi l'aveva ucciso, ma comunque sia, per continuare per i nostri amici ci abbiamo un'opera di un personaggio che pochi conoscono ma è importantissimo per lo studio, anche perché Thoreau, questo qui, sapeva, non è conosciuto per nulla, veramente. No, se ne guardano bene dal dirlo, adesso ti spiego perché. Allora, la disobbedienza civile, ecco perché, è già nel titolo. Allora, attualissimo. Qui fa anche l'apologia di John Brown, e al momento opportuno parleremo anche di questo. John Brown, certo. Chi era John Brown? Brown era un tipo un po' pazzerello, diciamolo pure, che però aveva perfettamente ragione, si stava battendo per la liberazione dei poveri negri. Uno dei pochi in quei circa 50 milioni di americani che c'erano allora, dall'epoca, che avevano un senso di pietà nei confronti dei negri. Fu preso perché faceva una specie di guerriglia e fu impiccato. C'è anche una canzone su John Brown, se mi ricordo bene. La canzone John Brown's Body fu la canzone famosissima, che è un'aria conosciutissima, molto bella, John Brown's Body, è la canzone dell'esercito nordista, esatto. Allora, voglio leggere due frasette qui di questo Thoreau, perché sono molto belle, per far sapere come esistano anche della gente, ma non a caso era la canzone dell'esercito nordista, esattamente, contro l'esercito sudista che difendeva i negrieri e gli schiavisti, esattamente. Anche se poi questi sudisti sono comportati bene, io ho il massimo rispetto per tutti coloro che si battono fino alla fine. Allora, che cosa era successo a Thoreau? Che l'avevano carcerato. Beh, a uno che si vede queste cose qui è normale che lo carcerano. L'avevano carcerato. Henri Thoreau. Allora,
l'avevano carcerato per una notte. Ecco, e allora state bene a sentire, si trovava negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti degli 800, degli 850. No, a fine 800 probabilmente. No. Seconda e terza metà. No, è quello che ha fatto la critica della democrazia americana. Sì, la terza metà. È fondamentale della critica. Terza metà dell'Ottocento. No, diciamo la seconda metà. Ha fatto l'elogio di John Brown. È vero. John Brown, 1840, sì, è vero. Esattamente. È vero. Mi sbagliavo io. Qualche anno fa lo Stato mi venne a trovare in rappresentanza a favore della Chiesa. Quale? Attento. E mi comandò di pagare una certa somma per il mantenimento di un religioso alle cui prediche era andato mio padre, ma non io. No, devo dire una cosa che è carina. Allora, ieri sera ho visto un servizio di... Non l'altro ieri sera, di TV7, quella trasmissione che fa le indagini, i servizi, eccetera. Sì. E parlava della vicenda di un cittadino italiano che a sua assoluta insaputa, come è di norma per i ministri, ma questa volta davvero, era stato riconosciuto dal padre naturale. Il padre naturale era pieno dei debiti e lo Stato e l'Equitalia la credivano per 500.000 euro e lui non c'aveva una lira. Troppo bello. Vedi che significa non farsi riconoscere per tempo. Allora, qualche anno fa lo Stato mi venne a trovare in rappresentanza e a favore della Chiesa e mi comandò di pagare una certa somma per il mantenimento di un religioso alle cui prediche era andato mio padre, ma non io. Paga, disse lo Stato, o ti metterò in prigione. Come questo signore qua, uguale. Sì, ma lì almeno, vabbè, c'è stato il riconoscimento, quello aveva dei debiti. No, aveva solo debiti. Sì, ma questo qua gli è arrivato e l'ha messo in prigione perché non pagava un certo prete. Dice, ma che cavolo fai, dov'è? Vabbè, è bello questa cosa. Beh, è paradossale, però vabbè. È paradossale, è vero, ascolta, scritto, è vero, perché tu non paghi, non ti dicono che tu devi pagare per i preti, l'8 per 1000 cos'è, scusa, non è una rapina, certo, a favore di stai mascalzoni. Certo. E allora? Mi rifiutai di pagare. Sfortunatamente un altro trovò opportuno pagare per me. Non capivo perché un insegnante dovesse essere tassato per mantenere un prete e perché invece non dovesse essere il contrario. È il prete che deve mantenere l'insegnante. Che io non ero un maestro statale, ma mi mantenevo per sottoscrizione volontaria. E certo. Non capivo perché un'associazione culturale non dovesse, come la Chiesa, presentare una richiesta di imposte esigendo che lo Stato ne sostenesse la domanda. Tuttavia, su richiesta dei maggiorenti accondiscesi a fare per iscritto una dichiarazione di questo genere. Si è reso noto a tutti con questo scritto che io, Henry Thoreau, non desidero essere considerato membro di alcuna società eretta in ente morale o giuridico cui io non mi sia associato. Vi rendete conto, cari amici? È come della follia proprio. Consegnai la dichiarazione all'impiegato municipale che ancora la conserva. Lo Stato, appreso in tal modo che non volevo essere considerato membro di quella chiesa, non mi ha più rivolto simili richieste da allora. Meno male. E qui io è meglio di Equitalia, perché Equitalia ogni tanto riciccia. Allora, io mi ci fermo qui perché quello che mi interessava di dire è la protervia di questi preti che si attaccano a tutto per derubare dei singoli individui. Perché questa è una protervia, così come quella di dire dammi dei soldi che ti mando in paradiso, no? Così come dire paga l'indulgenza. Non solo, ti affido a te un mio eretico, a ciò che tu Stato lo bruci. Questi sono atti di una protervia, di una violenza. Ma quale che sia degli assassini da parte degli ebrei in Palestina di oggi? Rispetto a queste modalità accettate. La modalità è la stessa. Cioè lì vengono decimate folle di persone, sì, in virtù di una pretesa guerra, sì, quando quelli non hanno esercito, non hanno, sì, armi pesanti, e non hanno niente per guerra, potersi difendere. No, la guerra la fai, come si dice, non la fai da
l'hanno dichiarato alcuni anni fa Saddam, no, oddio, gli americani non dichiarano la guerra. Ah, mai, loro perché devono passare dovrebbero passare attraverso il giudizio del Parlamento. Il Parlamento difficilmente. No, no, io parlavo dei palestinesi. E gli ebrei che uccidono i palestinesi sono la longa manus degli americani. Certo, no, ma questo per dire. Degli ebrei che comandano che gli americani. I palestinesi, succubi sotto ogni profilo, non potrebbero avere nessuna chance di vittoria. Quindi come fanno a dichiarare guerra? Oltretutto. Seppure volessero farlo. E invece con la pretesa che esista una guerra in corso vanno lì e fanno un genocidio. E questo veramente è una cosa abominevole. Esattamente. Bello. Sono una raccolta di pensieri di questo notissimo giornalista che adesso è morto da una ventina d'anni, Augusto Marcelli, che scrive delle considerazioni molto interessanti, ne leggiamo solo uno, il problema della classe dirigente e politica. Regna in Italia, infelicemente, forse anche per volontà di Dio, ma di sicuro per stoltezza della nazione o per sua comodità, una classe politica, dirigente, intellettuale che è gretta, miope, codarda, ignorante, inefficiente, vastamente corruttibile, impreparata alle responsabilità. Oh, è uno dell'Alba Mediterranea lui, eh? Cazzo, in anticipo. Assolutamente impreparata alle responsabilità pubbliche, tanto quanto indegna di assumerle. È da costoro che il popolo riceve l'esempio a malfare. Ma se politici e dirigenti sono da considerare una razza padrona, usa a prevaricare per tradizione feudale, razza serva sono da considerare gli intellettuali, intendendosi qui per servo chiunque renda un servizio in cambio di una mercede. Costoro, in luogo di imitare... O di una Mercedes, come Antonio Di Pietro. Esatto. Costoro, in luogo di limitare lo scettro ai regnatori, secondo il famoso... la famosa strofe di Foscolo nei i sepolcri, ne avvolgono di incensi le malefatte o per disperato opportunismo che impedisce loro di scendere dalla tigre che cavalcano, si arrogano un cinico diritto di rivalsa col predicare il tradimento e il mercimonio degli ideali superstiti e dei valori morali residui. Nel 1945, uscita dalla guerra, l'Italia era un paese povero di cose, ma ricchissimo di ideali. E siamo adesso, siamo sopraffatti dalle cose, ma gli ideali sono scomparsi, sperperati o avviliti dalle nuove classi al potere, da modi perversi di fare politica, cultura e informazione. E la colpa di tutto ciò... No, voglio dire una cosa. Periodicamente ricevo via internet dei messaggi delle più svariate provenienze, ma prevalentemente dall'area diciamo bancario finanziaria, per entrare a far parte di un gioco, il Forex e quant'altro, che non viene più definito un lavoro, ma semanticamente e proprio anche dialetticamente fare soldi, vieni qui a fare soldi, cioè oggi si è svilito anche il concetto del di valore, lavoro, del lavoro in quanto etico, perché quanta loro, prestazione del, umana, del, diciamo aperta a mille rivoli, è la cultura ebraica, sì. Vivi fai solo soldi. Per fare soldi, hai il diritto di truffare chi non è ebreo, allucinante, e la colpa di tutto ciò è senza dubbio di chi comanda, una colpa che continua a venire commessa perché gli uomini di potere, avendo il pieno controllo di ogni sistema dello Stato, seguitano a imperversare, trasformando la restante parte sana del paese in una immensa plaga di infezione. La loro arma appare invincibile in quanto si basa essenzialmente sul benessere materiale, la cui estensibilità, essendo in pratica illimitata, trascina in una gara senza punto di arrivo un numero crescente di individui, agiati che vogliono a ogni costo diventare ricchi, ricchi pronti a tutto pur diventare ricchissimi, ciascuno disponibile a calpestare in varia misura le leggi e a perpetrare soprusi, ingiustizie, frodi pubbliche e private. Quello che abbiamo denunciato, poco fa, nella querela che abbiamo elencato poco fa. Né li turba a quanto pare la coscienza, né li atterrisce il rigore delle leggi ormai notoriamente diventato irrisorio e contrattabile.
che al potere ci siano stati fino ad oggi i democristiani ci indica esattamente chi è che ha trascinato il popolo italiano in questo ludibrio. È la Chiesa, la classica politica di inquinamento morale che la Chiesa, così ti penti. Esattamente, la Chiesa ha sempre esercitato nel potere dei suoi succubi cittadini per poter meglio emergere e governare attraverso i governanti da lei stessa selezionati in anticipo. Attraverso il terrore del peccato originale o del peccato indotto. Uno degli esempi più eclatanti è appunto questo governo retto da un boy scout, che non si capisce bene se... No, lui è stato boy scout, eh? Lo so. Se no non lo dicevo, si fa fotografia, abbiamo ancora delle fotografie dove il personaggio in divisa da Boy Scout, della Gesci comunque, questo Boy Scout che appunto non sappiamo bene se questa trasformazione, questo duplice personaggio, Jekyll, dottor Jekyll. Esattamente, tra Jekyll e Hyde, dove una parte è Boy Scout. No, Jekyll diciamo che in italiano è sciacallo, certamente. Quindi Jekyll certo. Non è un nome a caso. Certo. Hyde è nascondere. Nascosto, sciacallo nascosto. Esattamente. O ottima, nascosto o sciacallo. Ottima precisazione. Questo personaggio che dicevo è... Jekyll, Hyde sono la stessa persona, andate a vedere quel grande film con Spencer Tracy, oltre a leggere ai vari remake, Stevenson, ai remake che sono state fatte tante volte. Ma si vede tranquillamente, in TV si vede sempre, o l'uno o l'altro, quell'altro è con con Friedrich March, tanto me li ricordo, e come dicevo, dove il PD... È esattamente il PD, questo partito che comanda oggi, è l'alter ego, esattamente la commistione tra post comunisti e post cattolici, l'alter ego, o l'uno o l'altro pari sono. Con questo io concluderei, mi limito semplicemente manifestazioni della stessa individualità a far vedere questo libro per dire, cari amici, noi le cose le conosciamo. Ora, questo libro è stato scritto da alcune persone che sicuramente avevano l'incarico di creare il problema nella previsione dell'attacco dell'attacco traditore nei confronti di Gheddafi da parte del Sarkozy, che aveva avuto il finanziamento. Erano già 2 anni quando venne a Roma che c'erano le teste di cuoio inglesi e francesi a Bengasi. Bengasi, ecco, non mi veniva. Ne parleremo in futuro, ma adesso vogliamo farvi vedere che siamo in possesso di questi documenti. Cosa dimostrano? Cosa dimostra questo libro? Questo libro, nel denunciare come atti brutti, fatti di corruzione, in realtà documenta quali erano gli strettissimi rapporti che tutta la struttura economico-finanziaria e anche industriale italiana fosse legata alla Libia di Gheddafi. Quindi era un legame doppio legame. Allora, le porcate ci saranno state, ma erano porcate nel puro esclusivo interesse del popolo italiano. No, noi almeno no, diciamo, dello Stato italiano, sì, meglio ancora. Dello Stato italiano, eccetera. Come tu dicevi, mi pare che lo dicesti ieri, se è stato possibile una ricostruzione così rigogliosa dell'Italia nell'immediato dopoguerra, lo si deve appunto al petrolio lipico. E ricordiamo anche che tutto il giro che era poi sfociato nell'assassinio di Matteotti era stato legato proprio al fatto che la dinastia dei Savoia, da sempre dipendente dagli interessi economico-finanziari inglesi, massoneria e finanza inglese, sì, aveva preso, che aveva finanziato la conquista dell'Italia. Il capo della massoneria in Inghilterra è il capo, la regina, è l'erede al trono, quindi sappiamo. Non è proprio la regina, è l'erede al trono. La regina è capo della religione inglese. Guardate che strane coincidenze. Allora, la regina è capo della religione inglese. L'erede al trono è capo della massoneria. E l'erede al trono o consanguini molto vicini, e anche lì bisogna intendersi con la parola
consanguineità, no? E comunque sono a capo della massoneria. Detto questo, perché? Perché il re si era impegnato con il governo inglese a non trovare il petrolio libico. E con questo chiudiamo. Che si conosceva dal 31, con le indagini che fece. Ma si sapeva perfettamente che l'Italia emergeva, era emergente. Dagli anni 30 si sapeva perfettamente. C'erano le bolle di petrolio in emergenza sul suolo. Oh, allora guarda, siccome dobbiamo dire queste cose e le ripetiamo perché l'ho già. Non a caso si chiama petrolio perché era olio di pietra che i romani conoscevano benissimo e utilizzavano esattamente. Ecco. Il petrolio era il petrolio del Caucaso, se vogliamo entrare nel passato. Anche nell'iraniano o iracheno. La spedizione principale della mitologia greca, che è la spedizione di Giasone alla sì. ricerca del vello d'oro era da certo. quelle parti, certo. dove c'erano appunto queste fiammelle che emergevano perché il petrolio che a contatto con l'ossigeno dell'aria bruciava e venivano utilizzato sistematicamente per la cura delle malattie della pelle. Non vorrei aggiungere alcune cose, ma ci sono delle cose che hanno a che fare col Vangelo, dove un certo lebbroso è stato invitato a farsi un bagno nel petrolio, nella piscina di Siloe. Che cosa significava? Che lì c'era il petrolio, giustamente la migliore cura per la lebbra o per le la malattia della pelle in assoluto, perché c'è lo zolfo dentro, c'è di tutto. C'è il petrolio. No, ma dentro al petrolio c'è di tutto come è componente. È più importante perché ne abbiamo parlato ieri sì. del disinfettante, appunto. Della formaldeide, della formalina. Allora, il petrolio è un derivato del petrolio, che è appunto il catrame, e a maggior ragione ancora il petrolio da pesci, che si chiama ittiolo, non a caso, sono l'ideale per la cura di tutte le malattie della pelle. E allora abbiamo disvelato anche questo segreto. L'ultima cosa, lo diciamo, che perché è importante, ed è questa. Alcuni dei nostri amici che hanno un po' di conoscenze storiche stupiranno. Nel 1847, esattamente 20 anni prima della guerra civile che ha squassato gli Stati Uniti d'America, una spedizione del 1847, sì. una spedizione dell'esercito americano è andato in Palestina per vagliare la presenza di petrolio sotto il Mar Nero. Dopodiché con questo io chiudo. Ripeto, siamo nel 1847 e in una certa rivista di storia che io ho da qualche parte si vede anche la fotografia dell'ufficiale che comandava la spedizione. Un'altra cosa che sarebbe da mettere in bacheca per andare poi ad analizzare un'altra volta è a che fine è servita la guerra di Crimea? Lì il discorso è molto complicato, anche perché lì è un punto d'incontro e di scontro di tanti interessi. Non ci scordiamo anche il petrolio del Caucaso. Indubbiamente. 1854. Esattamente. Quella che permise al governo piemontese di inserirsi nella grande politica, nel grande gioco internazionale. Bene. Al servizio dell'Inghilterra. Sempre, è chiaro. Era una presentazione alla massoneria inglese e alla finanza inglese per dire noi siamo attendibili, noi ci mettiamo il sangue. 10.000 morti. Ci mettiamo il sangue. 10.000 morti italiani e piemontesi, di cui 3 o 4 morti in combattimento e gli altri per causa del colera. Bene, il colera e le grandi pulizie etniche avvengono attraverso queste malattie. Non a caso la spagnola è arrivata appena finita la prima guerra. Esattamente. Momento opportuno, ha fatto giustizia. Sì. Anche chi non c'era. Non c'erano né vinti né vincitori. Sì. Erano tutti uguali. Esattamente. Come nel 1348 la famosa pestilenza cosiddetta Boccaccesca. Sì, esatto, quella in cui Boccaccio si ritrovò nelle colline scrivere il Decamerone e da altri. Sì, si ispirò a questo avvenimento. E... Vabbè, con questo abbiamo chiuso. Perché... Se no, seguiamo 3 anni. Ciao a tutti.